Durante la stagione estiva, in assenza di buone precipitazioni piovose, quando ci troviamo magari in vacanza in una località marittima, in dei boschi di macchia mediterranea, con presenza di erica arborea, di quercia da leccio, di quercia da sughero o di altre essenze dell'areale mediterraneo come il corbezzolo o anche come a volte delle presenze con lentischio o cisti, anche se c'è stata scarsità o quasi assenza totale di precipitazione, andare a fare una passeggiata ristoratrice nel bosco può nascondere qualche sorpresa. Questo perché comunque durante le ore notturne o magari nelle giornate con un pochino più di vento di mare o umidità marina, nei piccoli avvallamenti del bosco, quindi dove il bosco fa delle pieghe, dove fa delle piccole conche, se il suolo è abbastanza sabbioso, quindi comunque un suolo che permette all'acqua di rimanere nei primi strati del terreno, possono verificarsi delle condizioni particolari dove all'apparenza, come vediamo in un terreno secco, e quindi che sembra proprio dove i funghi non vogliano nascere, alcune specie, proprio come i porcini neri, il bronzino, il boletto del caldo, il Boletus aureus, riescono a trovare la forza di fruttificare in pochi esemplari, ovviamente magari favoriti da quel minimo ristagno di umidità presente nel terreno, e a mostrarsi anche in un periodo dove nel bosco di funghi non si vede manco l'ombra o non si vede nemmeno il pensiero. Ed è il caso per esempio di questo bronzino Boletus aureus, che vediamo che è stato anche qui sulla cuticola screpolata per via dell'azione del vento caldo e delle temperature calde della fine del mese di giugno e dell'inizio del mese di luglio, negli ambienti appunto, come abbiamo detto, prossimi al mare, favorito però ancora nella sua imprevista comparsa da questo piccolo teatrino ricreato dall'erba, dove si è mantenuta un po' di umidità, il mare è alle nostre spalle, magari il vento caldo e umido del mare si è depositato sugli steli di quest'erba, è stato captato in minima parte dal terreno, e il micelio del nostro Boletus aureus, guardate il suolo com'è secco, quindi il micelio del nostro Boletus aureus ha trovato comunque la forza per fruttificare, per svilupparsi anche in una stagione dove nessuno di noi magari si aspetta, con il costume e le ciabatte da mare, di imbattersi in qualche porcino a pochi metri dalla spiaggia. E solitamente proprio i punti dove queste sorprese impreviste accadono nei mesi caldi possono non essere sorprese solitarie, perché vuol dire che il ristagno e l'accumulo di umidità in quei precisi punti del sottobosco è costante. E vediamo infatti che qui, all'ombra delle radici di un'erica arborea, favorito quindi dal fatto della presenza proprio di questo legno, di questo tronco rimasto per terra, un altro Boletus aureus bronzino meraviglioso, nonostante il terreno fortemente secco e il clima estivo e torrido, lo vediamo dalle foglie che si sbriciolano, è riuscito a mostrarsi, a fruttificare in tutta la sua bellezza. Qui lo vediamo ripreso ancora da un'altra angolazione, questo meraviglioso e imprevisto esemplare di Boletus aureus bronzino, quando fa la sua comparsa nella stagione estiva, priva di precipitazioni, ma unicamente nei punti dove le correnti umide che arrivano dal mare nelle giornate umide e calde vengono in un certo senso intercettate dalla prima vegetazione arbustiva o arborea a pochi metri di distanza proprio dalle spiagge e dal mare.
per una sorpresa con odore porcino, con odore di fungo, in attesa anche durante i torridi periodi della stagione estiva negli areali costieri mediterranei. Andiamo adesso a vedere come in questi periodi siccitosi questi Boletus aereus, nati grazie all'umidità del mare, nascano piuttosto infissi proprio nel terreno asciutto. E notiamo anche delle sfumature bronzee o porporine sul cappello, che tendono a essere più tendenti al rossastro porpora, proprio per via del clima che fa asciugare lentamente la cuticola e gli dona queste colorazioni particolari. Analogamente, adesso ci spostiamo verso l'altro ritrovamento a scoprire le sue sfumature bronzee o nerastre, in questo caso più vivide, perché questo fungo è nato leggermente in condizioni migliori, quindi meno esposto comunque alla corrente e un pochino più riparato rispetto al precedente esemplare. Lo raccogliamo con delicatezza, cercando anche di non rovinare troppo questo meraviglioso piccolo areale vicino alla costa, che beneficiando dell'umidità della stagione estiva permette di trovare queste meraviglie del sottobosco. Qui vediamo proprio il segno che indica il punto nel quale il cappello del nostro fungo si è fermato contro il ramo di questa erica arborea, grazie all'umidità trattenuta dalla quale è riuscito a fruttificare in questo periodo nettamente caldo e siccitoso. Un esemplare di meravigliosa fattezza.